dei danni dello scorso 5 marzo, quello del 2015, siamo oggi a, come dire, a poter quasi avviare i lavori anche sull'ultima opera che richiedeva un restauro e un. Come dire, un recupero, il cimitero di Gangreto. Appunto, qui interverremo con un risanamento conservativo. L'opera, il progetto è stato vagliato quindi dalla sovrintendenza di Arezzo, che ci ha dato anche varie prescrizioni su come intervenire. Il progetto è stato realizzato dall'architetto Checchi e la direzione dei lavori sarà interna del nostro ufficio tecnico. Siamo nella fase di gara, abbiamo già chiuso la procedura di consegna delle offerte. Entro il 29 di agosto avremo i giustificativi della ditta che per ora, diciamo, ha presentato l'offerta più vantaggiosa. Abbiamo chiesto dei chiarimenti in base a perché c'è stato, diciamo, un problema di eccesso di ribasso, però insomma la ditta ci fornirà i dettagli del caso e a seguito di questo procederemo con, eventualmente, se sarà opportuno, procederemo con l'aggiudicazione dei lavori. I lavori appunto dovrebbero iniziare entro i primi giorni di settembre, e che consisteranno appunto nel recupero dei danni che il cimitero ha subito in seguito del 5 marzo, e in più cogliamo anche l'occasione per intervenire su altre parti del cimitero. Nello specifico, quindi recupereremo le mura di recinzione del cimitero, il cancello d'ingresso, faremo dei nuovi valetti in ghiaia con dei cordoli per delimitare appunto gli spazi, faremo dei nuovi ossarietti che adesso ci sono, ma furono aggiunte, fatte negli anni 80 e che dalla sovrintendenza non sono state giudicate congrue. Recupereremo la cappella con un nuovo tetto, nuovi intonaci, nuove pavimentazioni, e più faremo un recupero importante anche sugli ovuli che, diciamo, si trovano in fondo all'area del cimitero. Anche qui rimetteremo a posto le gronde, i tetti, e faremo dei marciapiedi che saranno anche fruibili poi da persone magari più anziane che si recano nel luogo di culto. È un importante intervento che prevede un quadro economico di circa 100.000 euro, di cui 78.000 euro sono lavori che vanno a ribasso, e quindi niente. Contiamo di svolgere le procedure di gara, di completare le procedure di gara nei tempi previsti e appunto entro i primi di settembre iniziare i lavori in maniera che per la fine dell'anno siano chiusi.